Federico Buffa racconta Babbo Natale. Oggi parliamo di uno dei personaggi più importanti e influenti della storia mondiale. Il suo nome è Felice Natalino, più conosciuto come Babbo Natale. Ma come nasce la leggenda di Babbo Natale? È il 20 a.C. Siamo a Cattilonna, un piccolo paese a nord della Lapponia. Ovviamente fa freddo, molto freddo, e in un piccolo igloo vive tale Felice Natalino, figlio di immigrati italiani in Lapponia. Natalino ha un'infanzia difficile, è molto alto, grosso e un po' cicciotto, gli piace mangiare, però non è particolarmente intelligente, è il classico tipo di ragazzo vittima di bullismo. Infatti i suoi compagni di classe lo prendono sempre in giro, continuano a dirgli: Natalino sei stupido, Natalino sei un babbo, sei un babbo! Babbo Natalino lo chiamano. Ma forse proprio perché è un babbo è incosciente. Ama il rischio, ama la velocità, ama le corse. A suoi tempi però non c'erano le moto, le macchine, le due o le quattro ruote, c'erano le quattro zampe, perché si correva con le renne, e le renne, beh, quelle corrono. Natalino decide così di iscriversi al campionato di slitta su renna girone unico. Al momento dell'iscrizione però c'è un problema. Un felice Natalino è già iscritto. D'altronde gli immigrati italiani in Lapponia in quei tempi, lo sappiamo, erano tanti. La crisi dell'impero romano si stava già facendo sentire, c'era già puzza di invasione barbarica. Ma questa, beh, questa è un'altra storia. Dicevamo, Natalino non può iscriversi, deve cambiare nome, ma deve fare in fretta. Decide per, ci pensa, decide per Babbo! Tanto lo chiamano tutti così, Babbo Natalino. Poi, per un errore dell'addetto alle iscrizioni, diventò Babbo Natale. Sarà la sua fortuna. Già al primo anno diventa campione mondiale di slitta su renna. Un talento straordinario. Valentino Rossi un giorno dirà di lui: se avessi avuto metà del suo talento, sarei diventato il più grande motociclista di tutti i tempi. Non lo diventerà mai. Tutti gli occhi sono su Babbo. Inizia ad avere un grande successo di soldi, fama, ma soprattutto donne. Anche perché il nostro Natale sotto è particolarmente dotato. Ha sotto un tronco da cui nasce l'albero di Natale, proprio il suo di Natale, addobbato con tanto di palle, il cosiddetto pacco di Natale. La prossima volta magari vi racconto la storia delle uova di Pasquale. Un uomo con due palle così, beh, ma questa è un'altra storia. Babbo diventa un vero e proprio sex symbol. Il suo look fa tendenza, tutti lo copiano. Barba folta, incolta, occhialini rotondi da intellettuale. La cosiddetta moda hipster, che va tanto di moda oggi, Babbo l'aveva lanciata più di 200 anni fa. Scusate se è poco, ma questa, beh, questa è un'altra storia. Ma un giorno, a casa di Natalino, arriva una chiamata. Il prefisso è quello di Betlemme. È un certo Giuseppe. Dice a Natalino: senti, assieme a mio figlio ho fondato il cristianesimo. Siamo in fase di start-up. Siamo all'inizio. Abbiamo bisogno di diffondere il brand. Dicono che tu sei velocissimo, che corri forte con le tue renne, molto forte. Se tu sei d'accordo, consegniamo il giorno della nascita di mio figlio, il 25 dicembre, più regali possibili a più bambini possibili. Start-upano alla grande. È un successo incredibile, mondiale. Nasce il Natale. Ma come tutte le grandi favole, anche la favola di Babbo Natale vive un momento di declino. Babbo ha inevitabilmente uno stretto rapporto con i bambini. Tutti i bambini scrivono delle letterine a Babbo, nelle apparizioni pubbliche gli si siedono sempre in braccio. Babbo viene accusato di pedofilia. L'accusa è ovviamente falsa, infondata. Si scoprirà poi che l'accusa venne lanciata dalla concorrenza di Babbo, un'anziana signora molto invidiosa di Natalino che aveva cercato di copiare l'idea dei regali, ma con risultati decisamente più scarsi. Quella signora era, ovviamente, la Befana. L'accusa però è pesantissima. Babbo, quell'anno, consigliato dai suoi avvocati, decide di non consegnare regali. Il Natale si ferma. I bambini così il giorno di Natale non ricevono regali e nessuno ha voglia di aspettare fino al 6 gennaio per la Befana, che è pure brutta. Scoppia la polemica, i bambini sono in subbuglio, piangono, si disperano. Dove sono i nostri regali? Urlano. Dov'è Babbo Natale? Ridateci il nostro Natale!
L'anno dopo, ovviamente, manco a dirlo, Babbo Natale e il Natale ritornano a gran voce per la gioia di tutti i bambini, e così si sono ripresi il Natale. Qualcuno poi ha provato ancora a rovinare la festa ai bambini, ha provato a dire loro anche che Babbo Natale non esiste, ma loro non ci hanno creduto. A loro non importa, perché i sogni dei bambini non muoiono mai, sono indistruttibili. E in fondo, almeno a Natale, tutti noi vorremmo tornare un po' bambini e non smettere di sognare, almeno per un giorno. E voi a casa, seguite gli Autogol su Facebook e cliccate mi piace alla loro pagina. E ovviamente, buon Natale a tutti! The near and the